Buonasera e benvenuti a Metropolis. Stasera parliamo di diritti, cerchiamo di mettere insieme quelle che sono le competenze del mondo del volontariato, delle associazioni e quelle delle istituzioni su un fronte importante che misura anche la civiltà di una società, quello dei diritti, in particolare dei diritti LGBTI. Che cos'è questo acronimo, questa sigla? Significa i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali e quindi quelle persone che attendono risposte e hanno assolutamente diritto che queste risposte siano convincenti, condivise e che voglio dire stiano nelle nostre realtà in modo pieno, senza alcuna sottovalutazione o addirittura denigrazione. Ne parliamo con due ospiti che ringrazio di essere qui. Cristina Giachi, grazie di essere qui, vice sindaco del Comune di Firenze, quindi potremo anche guardare tutta quell'interfaccia che riguarda la polemica recente, gli elenchi, le trascrizioni, no? Eccetera, eccetera. Insomma, vediamo un po'. E poi Mirko Zanaboni, associazione Ireos, associazione molto importante, che fra l'altro ha un suo specifico, poi Zanaboni mi dirà meglio, ma insomma gestisce ormai da quasi 20 anni, no? Più di vent'anni. Da quando c'è stata l'esplosione dell'HIV, l'associazionismo. Ecco, consultore della salute, no? Esatto. Sì. E quindi, insomma, è una cosa importante. La vostra associazione, è punto di riferimento per tante persone, immagino, no? Esatto, sì. È un'associazione che esiste a Firenze da oltre 20 anni e che è impegnata su ambiti molto diversi. Un ambito importante è quello della salute, poi vedremo un servizio molto interessante che parla del servizio del nostro consultorio della salute, ma lavoriamo sul fronte delle politiche educative. In questo senso il Comune di Firenze è un valido alleato e partner. Sul fronte della socializzazione, perché è importante continuare ad offrire a giovani gay, lesbiche, trans dei contesti in cui trovarsi, dove conoscersi e dove riconoscersi. Lavoriamo sul fronte della cultura, organizziamo ormai da 14 anni il Florence Queer Festival, che è un appuntamento ormai diventato istituzionale per la nostra regione, una rassegna di cinema a tematica gay, lesbica, trans, su cui possiamo anche in questo ambito avvalerci della collaborazione, oltre che della Regione Toscana, del Comune di Firenze. Tra l'altro più avanti vedremo anche un contributo che in qualche modo origina dal nostro festival. È molto bello, fra l'altro, vedremo più avanti. Allora, Cristina Giachi, è un settore in cui parlare di diritti spesso deve prima abbattere delle situazioni che sono cristallizzate, degli stereotipi che non sono mai positivi, del macchiettismo che spesso dipende anche da noi media, no? Che definiamo in modo spesso imbarazzante persone che appunto sono persone, punto e basta. E quindi è difficile questa frontiera? Indubbiamente le istituzioni hanno un ruolo fondamentale, che è quello di riconoscere i cittadini e di anche gestire la frizione che spesso c'è tra le esigenze nuove, le posizioni nuove che i cittadini prospettano al mondo delle istituzioni e delle norme, e quella resistenza naturale che fanno i sistemi ad adattarsi. Non sono i sistemi culturali, ma anche i sistemi normativi, i sistemi di riconoscimento dei diritti. Quindi ci sono delle resistenze naturali che vanno gestite, e il compito delle istituzioni è quello di essere i canali del dialogo. Per questo il rapporto con Ireus è un rapporto durevole da parte del Comune di Firenze e affonda le radici appunto nella promozione del Video Queer Festival, un festival che è stato pioniere in Italia insieme a quello di Bologna e Torino, mi sembra, nel cinema di questo genere, che è servito negli anni molto più che oggi ad abbattere tanti steccati stereotipati e poi soprattutto a lavorare con i ragazzi nelle scuole, perché con i Reos noi facciamo un lavoro chiaramente senza spingere su tematiche non accessibili ai bambini, ma un lavoro serrato e attento sullo stereotipo e sull'abbattimento dello stereotipo. Non si tratta di andare a raccontare ai bambini cose appunto che sono al di fuori della loro capacità esperienziale di dominio, ma si tratta di aiutarli con un lavoro mirato ad abbattere gli steccati che sono costruiti spesso da visioni stereotipate che stancamente noi riproduciamo nelle famiglie, negli ambienti. A volte è solo la pigrizia che ci fa portare avanti dei modi di vedere irrispettosi delle persone. Ecco, questo i bambini lo capiscono subito. Certo. Sono molto reattivi, pronti, ed è molto bello vederli lavorare su queste cose.
Zanaboni, c'è una fiction, una serie americana molto famosa che va in onda su Sky, spesso anche da noi, che mette insieme le vicende di una famiglia dove c'è due sorelle, anzi una sorella e un fratello, però una, la sorella, marito, due figli, e il fratello ha un compagno con cui poi si è sposato, perché in America è così, e c'è una bambina che loro hanno adottato. Dalle nostre parti è ancora molto difficile tutto questo. Dalle nostre parti era difficile, perlomeno qualche anno fa vedevamo famiglie di questo tipo soltanto nelle serie televisive americane. Adesso la realtà delle famiglie arcobaleno, quindi delle famiglie allargate, dove è presente una persona omosessuale che ha fatto un progetto di vita e di famiglia, quindi con compagni che ormai fanno parte, diciamo, pienamente dell'alveo della famiglia, e a volte anche con figli, o di relazioni eterosessuali precedenti, o figli procreati all'estero con le nuove tecniche di fecondazione assistita. Questo costituisce una realtà. Giusto per dare alcuni dati, dall'ultimo censimento dell'Istat risulterebbero 100.000 bambini di famiglie che vivono in famiglie omogenitoriali. 100.000 bambini sono una realtà. È importante che il diritto di famiglia si prenda carico anche dell'esistenza di questi bambini, che vedono direttamente non riconosciuti alcuni diritti fondamentali. Faccio un esempio molto pragmatico. Nel caso di un bambino nato da una coppia nato all'estero con fecondazione assistita, nel nostro paese si riconosce, mettiamo una coppia di donne, si riconosce il diritto alla maternità soltanto a una delle donne e non all'altra, il che significa che se questa coppia si dovesse sciogliere, o nel caso più drammatico per la morte di una delle due, oppure semplicemente perché gli amori finiscono e le coppie si dividono, questo bambino potrebbe vedere sparire completamente una delle sue figure genitoriali. Quindi prima quando si parla di riconoscimento dei diritti delle famiglie, si fa mettendo veramente al primo posto la realtà dei bambini. Su questo tema delle famiglie è importante lavorare nelle scuole, più che altro perché questa è la realtà con cui i bambini e le bambine sono abituati a confrontarsi, quindi è fondamentale dare loro degli strumenti operativi per capire che la famiglia non è soltanto quella del mulino bianco o quella che vediamo nelle rappresentazioni pubblicitarie, ma è una famiglia che può assumere delle forme ancora più complesse. Bene, noi l'idea di questa nostra trasmissione ci è venuta andando a seguire, per ragioni di telegiornale, il 14 febbraio un convegno che era proprio la Toscana e i diritti delle persone LGTB. Vediamo il servizio tratto dal nostro telegiornale il 14 febbraio di Michela Barillari. Due giorni per discutere di diritti e inclusione, confrontando le esperienze toscane e non per quanto riguarda lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali. Un vero e proprio laboratorio sui diritti promosso da Azione Gay e Lesbica e dall'associazione IREOS, che prende in considerazione cultura, scuola, formazione e welfare per poi discutere di strategie. Un momento di riflessione purtroppo necessario, viste le difficoltà di raggiungere pari diritti in tanti settori, è stato sottolineato. La base, il fondamento di tutto sarebbe veramente una buona legge contro la discriminazione, perché è quello che ti permette di esprimerti in maniera piena. Poi tutto il resto, più che sul diritto delle coppie, ne so molto sul concetto che i diritti sono delle persone singole. Quindi quando uno ha piena possibilità di manifestare se stesso, poi è chiaramente poi il diritto si riorienterebbe poi in maniera positiva su tutto il resto, e quello è chiaro. A Firenze un piccolo passo è stato compiuto con la trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso nei registri delle unioni civili del comune, ma occorre continuare. Non ci si può assolutamente fermare a questa forma di registri. Sfortunatamente però per i comuni le competenze su queste questioni sono del governo, dello Stato italiano, quindi non degli enti locali, e questo è un limite della nostra Costituzione, se vogliamo. E quindi i comuni cercano di fare il massimo, e penso che Firenze con questo abbia veramente fatto quello che poteva fare. Beh, Zanaboni, un convegno interessante, fra l'altro fatto il 14 febbraio, c'era forse anche una sottile metafora, organizzato da IREOS insieme a Azione Gay e Lesbica, che è l'altra realtà storica dell'associazionismo gay e lesbico fiorentino. E non è un caso, come hai notato, che era il 14 febbraio, perché molto spesso quando si parla di diritti LGBT ci si appiattisce soltanto alla questione del riconoscimento delle coppie o delle nuove famiglie. In verità
gli aspetti problematici di complessità che portano all'esistenza di persone gay, lesbiche e trans sono molteplici e vanno declinati anche in termini di politiche educative, prima lo facevamo con la nostra vice sindaca, ma anche in termini di politiche di welfare, di politiche sanitarie, e il appunto Toscana Laboratorio dei Diritti ha costituito un momento importante di approfondimento e confronto sulle tematiche che stanno veramente diventando emergenti. Pensiamo alla tematica dell'invecchiamento e della terza età. Molto spesso purtroppo il nostro paese è abituato a delegare soltanto alle famiglie il tema dell'invecchiamento, e ovviamente la peculiarità LGBT impone di immaginare nuovi modelli per farsi carico delle persone anziane. E quindi insieme alle istituzioni, in un'ottica di confronto e di dialogo, abbiamo organizzato questo momento di incontro. Beh, è interessante questo tema dell'invecchiamento, sì, perché non è giusto che ci siano due modi di invecchiare, insomma, no? Bisogna, come dire, invecchiare tutti nel solito modo. Mi rendevo conto, mentre prima parlava Zanaboni, quando è stato molto attento a dire famiglie omogenitoriali, che io avrei detto famiglie omosessuali, e avrei sbagliato. Cioè c'è anche un termine di approccio alle parole, al significato, è così, Vice Sindaco? È così, è un tema molto complesso. Devo dire, i piani che si sommano sono diversi, e entra in gioco la capacità delle istituzioni di tenerli distinti. C'è un piano che è quello normativo delle discipline anagrafiche e dei riconoscimenti dei diritti, il piano nazionale. Su quel piano si giocano gran parte dei convincimenti anche antropologici. Che cos'è il matrimonio, che cos'è la famiglia, che cos'è la maternità e che cos'è la paternità. Poi c'è un piano più pragmatico di riconoscimento e attualizzazione delle posizioni di diritto, che è forse più semplice, sui quali i cittadini hanno le idee meno confuse. Faccio un esempio, io amministro la scuola. Quando mi trovo a scuola un bambino che ha due mamme, per me non è un problema di disciplina, io quel bambino ce l'ho a scuola ed è figlio di due cittadine. Tecnicamente, formalmente è figlio di una soltanto, ma lui chiama mamma due persone. Allora, le istituzioni devono farsi carico di questo, di questa situazione, di quel bambino con la sua situazione di fatto. Per dirla in termini normativi, il primo passo è quello, il riconoscimento della step child adoption, cioè dell'adozione dei figli che si trovano già in questa situazione. L'esempio che faceva prima Mirko, una famiglia eterosessuale in cui il figlio viene affidato alla madre e la madre poi ha una vicenda di relazione omosessuale con un'altra donna. Quella famiglia si costituisce, composta da due donne, magari si sposano all'estero, quel bambino ha una relazione genitoriale con due donne, il compito nostro è quello di riconoscere questa situazione affettiva di quel bambino. Questo non significa disciplinare a monte la possibilità di adozioni per coppie omosessuali. Questo è un problema diverso che va in parallelo, una riflessione, diciamo, che ha tempi più lunghi anche per il dato culturale da cui noi partiamo, e che devono essere rispettati questi tempi, cioè ci deve essere un dibattito culturale e una crescita nella visione antropologica. Ognuno qui ha le sue idee. Possiamo discutere, per esempio, se parlare di matrimonio omosessuale o di civil partnership o unione civile, perché la parola matrimonio allude alla maternità e quindi dal punto di vista della visione antropologica si fa fatica ad adoperarla. Quello che conta è che noi si riconoscano diritti e posizioni di tutela alle persone che scelgono dal punto di vista delle istituzioni di condividere un percorso di vita. Ci dirà ora a che punto è la questione trascrizioni eccetera per quanto riguarda il Comune di Firenze, ma volevo introdurre questa domanda con una considerazione rispetto a quello che dice lei. Scontiamo un gap, una pesantezza che viene da una cultura cattolica diffusa. Quando la religione entra nel mezzo delle situazioni che riguardano le istituzioni o comunque i diritti civili, fa sempre danno, a mio parere, sto esprimendo un'opinione, nel senso, grande rispetto per le convinzioni religiose di tutti, ma quando una religione vuole entrare nel mezzo a cose che attengono invece appunto i riconoscimenti istituzionali dei diritti dei cittadini, a mio parere è sempre un guaio, non so che ne pensi. È un guaio, diciamo, è la complessità dell'esistenza umana. Le religioni sono sistemi filosofici che hanno una visione dell'uomo, implicano una visione dell'uomo. Come tale hanno una certa diffusione, adesione, interpretazione, come i sistemi delle leggi. Allora, io dico, c'è una
laicità delle istituzioni e del riconoscimento dei diritti dei cittadini, che indubbiamente risente anche delle visioni dell'uomo, delle visioni antropologiche che anche le religioni contribuiscono a creare, ma che deve mantenere un filo di non discriminazione delle persone, pur portando avanti delle visioni, perché non possiamo illuderci di arrivare a una condizione di sterilità del pensiero, non ci arriveremo, avremo sempre un pensiero più o meno condizionato da una visione o dall'altra, ed è anche forse giusto che sia così. Quello che non è giusto, come ripeto, e poi è molto facile capirlo in concreto, faccio un esempio: io sono stata soggetta a tanta polemica per la questione babbo, mamma, genitore, no? Il Comune di Firenze non ha mai tolto la parola babbo e mamma, padre e madre dai propri formulari, perché crede che non sia giusto levare, ma aggiungere possibilità di indicazione. Quindi abbiamo aggiunto nei nostri formulari delle scuole la dicitura genitore, senza togliere la dicitura padre e madre, perché un bambino non chiamerà mai i suoi referenti genitoriali genitore 1 o genitore 2. Certo. Quindi questa è il modo, come posso dire, pilatesco di risolvere i problemi, che spesso che sterilizza i problemi e che li disumanizza. Certo. In realtà cos'è che non deve succedere? Non deve succedere che una coppia di genitori, una famiglia omogenitoriale, non trovi una casellina da barrare per la propria situazione personale. Certo. No? Allora noi abbiamo aggiunto possibilità di manifestazione e di espressione, senza togliere. Ecco, per dire, questo è un fatto concreto che fotografa una situazione. D'altra parte le culture sono molte, la società è composta di molte culture e noi dobbiamo anche rispettare e tenere conto di tutte le culture. Poi c'è un piano, appunto, che è quello concreto, per cui un cittadino che paga le tasse e manda i propri figli a scuola deve avere le stesse facilitazioni, le stesse possibilità di accesso, la stessa capacità di dialogo con le istituzioni che ha un altro cittadino, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale e dalle proprie scelte di vita. Bene, vediamoci adesso il servizio di Michela Barillari, che riguarda proprio l'attività dell'IREUS. L'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto con Mirko Zanaboni, insomma andiamo a vedere. La storia di IREUS comincia nel 1997, quando viene fondata un'associazione di e per la comunità conosciuta con l'acronimo di LGBTI, che sta per lesbiche, gay, bisex, transessuali e intersex. Le cose sono cambiate? Sì, sono cambiate molto. Perché quando siamo nati nel 97 c'era ancora tanta tensione, tanta preoccupazione rispetto all'AIDS e all'HIV. Adesso, diciamo, la situazione è, diciamo, più sotto controllo, anche se c'è un leggero ritorno di persone infette, perché è venuta meno un po' la campagna di prevenzione, ma perché passa il messaggio che è diventata una malattia cronica, quindi curabile, non c'è più da preoccuparsi. E per quanto riguarda i pregiudizi, le discriminazioni, che cosa è cambiato? È cambiato che le attività delle associazioni sono aumentate e quindi siamo più visibili, e c'è una politica di intervento nel territorio molto più capillare, più diffusa, interventi nelle scuole, e le rassegne di cinema, gli incontri culturali, tutto quello che aiuta la consapevolezza delle persone. Ci sono più persone e essere più visibili comporta anche più serenità e più tranquillità per noi e per i nostri familiari. Tante le attività, una delle più conosciute è l'offerta di un consultorio per la salute in collaborazione con l'ASL 10 e il Comune, con consulenze psicologiche, legali e mediche, in particolare sulle malattie a trasmissione sessuale. Tra i servizi offerti il test HIV, anonimo, gratuito e aperto a tutti, basta prendere un appuntamento. Passati gli anni delle pubblicità a effetto, la malattia continua a colpire, ma non se ne parla più molto. Di HIV tra l'altro si parla ormai pochissimo, quasi come se fosse una malattia che non è più di moda, ma invece occorre continuamente tenerla sotto controllo. Sì, c'è proprio un calo di attenzione al quale probabilmente è dovuto questo aumento delle infezioni, e quindi proprio per questo motivo è importante che si offra il test anche in contesti diversi come quello di un'associazione, quindi in un contesto informale dove si possono avere delle informazioni come se si chiedessero ad un amico, però un amico che è preparato sull'argomento. Avete molte richieste di fare il test?
Sì, viaggiamo sulle 30 richieste al mese, insomma non riusciamo a soddisfarle tutte. Chi si rivolge a questo servizio? Più persone della comunità LGBT oppure anche eterosessuali? In realtà il 40% sono eterosessuali, per lo più donne. E che tipo di richieste vi fanno? Di fare il test, per lo più è un controllo che fanno, oppure dopo dei rapporti a rischio. Secondo voi c'è ancora molta disinformazione? Sì, assolutamente sì. Il consiglio che date più di frequente qual è? Il consiglio è quello di usare il preservativo sempre. E non è una cosa scontata? No, non lo è affatto, devo dire. Ci sono poi gli interventi nelle scuole su uomo e transfobia e stereotipi di genere. Ritenete che ci sia ancora molto pregiudizio nei confronti della comunità LGBT? Diciamo, pensavo peggio. Mi sono reso conto, appunto, avendo a che fare con i ragazzi, che cominciano ad avere una mentalità un po' più aperta rispetto a come magari l'ho vissuta io nei periodi in cui andavo a scuola. Che domande vi fanno, per esempio, i ragazzi? Molte domande sono rivolte appunto alla sfera intima e personale, però ci sono anche molte domande sulla discriminazione in sé, se abbiamo avuto atti discriminatori in pubblico o fuori, per strada, o anche per esempio in famiglia. La nostra, più che altro raccontiamo anche la nostra esperienza, quindi ci viene richiesta soltanto appunto di raccontare come viviamo tutti i giorni. E a voi è successo di avere discriminazioni oppure? A me personalmente no, mai, però so di ragazzi che per esempio a delle feste normali vengono comunque presi di mira, ecco. E a te è mai successo? Diciamo, non ultimamente, però sì, diciamo appunto nelle scuole, quando ancora non avevo neanche ben chiaro che cosa fossi io stesso, mi è capitato di essere preso in giro dai miei compagni, quindi diciamo ci sono passato un po' anch'io da questo punto di vista. È una bellissima esperienza perché dà la possibilità di avere contatto con qualcuno che in realtà vuole, ha interesse nel conoscerci. E a te cosa dà questa esperienza? Sì, anche a me più o meno dà questa cosa, però anche il fatto di far sapere ai ragazzi che c'è un qualcosa che può aiutarli. Se l'avessi saputo io all'epoca, magari mi sarei rivolto a un'associazione del genere nei momenti di confusione, per parlare con qualcuno che magari mi può capire. Contro le discriminazioni tanto può agire per un cambiamento di mentalità. Ben vengano allora le iniziative culturali come il Florence Queer Festival. Il Florence Queer Festival è uno senz'altro degli eventi più importanti nel calendario, diciamo, della nostra associazione, nel senso che ormai sono 12 anni, se non sbaglio, che il Florence Queer Festival, partendo da un festival cinematografico fino ad arrivare negli ultimi anni a invece coinvolgere un po' tutte le forme artistiche, per cui attraverso anche la presentazione di libri piuttosto che pièce teatrali o mostre fotografiche, si occupa anche di cultura queer, laddove per queer si intende diciamo tutto ciò che è l'universo delle minoranze sessuali, in un'accezione, diciamo, di proposta positiva, per cui in un'accezione di un'affermazione di identità positive, cosa che appunto non avviene sempre in altri contesti sociali per le persone LGBT. Gaboni, il servizio racconta, spero che racconti a sufficienza, che racconti un po' tutta la vostra attività. Certo è che riflettevo che sul fronte soprattutto il consultorio della salute è un'attività molto delicata,
questioni di privacy, di certo, discriminazioni subite, insomma tanta roba. C'è tantissimo materiale, perché purtroppo il nostro paese è un paese che l'omosessualità, ma anche la transessualità, non hanno ancora piena cittadinanza, e questo si traduce in una costante tensione che vivono le singole persone omosessuali. Durante il convegno l'abbiamo definito minority stress, come se fosse uno stress continuo che le persone hanno, che quindi può veramente esprimersi in forme di disagio, che hanno bisogno di essere accolte. A volte sono le istituzioni che accolgono direttamente questo tipo di situazioni, anche perché spesso hanno al loro interno degli operatori molto preparati ed attenti su queste tematiche. A volte c'è bisogno di qualcuno che faccia una funzione di mediazione, quindi tra il cittadino e il servizio, e questo è il motivo per cui esistono le associazioni, che offrono una pluralità di attività varie, gruppi d'autoaiuto, gruppi di ascolto, spazi anche di socializzazione, perché molto spesso veramente si tratta di abbattere quella barriera della solitudine per in qualche modo prendersi carico di un diverso orientamento sessuale che deve avere piena cittadinanza nel nostro paese. Ecco, dal punto di vista di un tema che è difficile per tutti, difficile per chi ce l'ha, il lavoro dico è difficile per chi deve trovarlo, da parte in questo mondo, queste persone hanno maggiori difficoltà. Allora, la questione del lavoro riguarda prevalentemente le persone transessuali e transgender, perché il gay e lesbiche, da un punto di vista di visibilità esterna, possono decidere autonomamente se essere gay e lesbiche visibili oppure se non esserlo. Le persone transessuali, soprattutto quelli che intraprendono il percorso di riattribuzione di genere, che quindi si trovano nella condizione di transitare da un genere all'altro, possono subire delle pesanti discriminazioni. E in questo senso questa è una delle istanze importanti che noi abbiamo messo sul tavolo della Regione Toscana quando abbiamo parlato di diritti LGBT. In passato la Regione Toscana ha sperimentato dei percorsi formativi per far sì che queste persone, che molto spesso si trovano costrette o alla disoccupazione o comunque a prendere delle strade che non sono quelle che loro scelgono in modo libero, dei percorsi formativi che consentono a queste persone di individuare un ambito lavorativo che sia in grado di accoglierli e in qualche modo favorendo la loro presenza. Su questo c'è tanto da fare, non possono farlo soltanto le associazioni, lo devono fare sicuramente le istituzioni, ma lo devono fare anche le associazioni di rappresentanza nel mondo imprenditoriale. In questo veramente la questione dei diritti LGBT non riguardano soltanto un piccolo sindacato di persone che ogni tanto vanno in piazza e alzano la bandiera, organizzano una manifestazione di visibilità, ma è un tema che dovrebbe veramente coinvolgere tutti e tutte i cittadini organizzati. In questo senso io penso veramente che la diversità è un valore per tutta la società. Ci sono degli studi che spiegano l'importanza di avere nel profili di management delle persone dichiaratamente gay e lesbiche. È una cosa che io non avrei mai pensato, però da un punto di vista di organizzazione aziendale, avere delle persone che sanno dare un punto di vista diverso su alcune situazioni e che vivono in modo libero e autonomo la propria dimensione affettiva o sessuale è qualcosa che fa bene anche alle aziende. È interessante questo punto di vista, diceva Zanaboni, risposte anche dalle istituzioni su questo fronte. Cristina Giacchi, penso che sia difficile, è difficile il tema del lavoro, poi il Comune non ha competenze di dare lavoro, no? Però insomma è un tema importante. No, è un tema importante, è un tema che noi vediamo in tante situazioni e che tocchiamo con mano tante volte. Faccio un esempio, ma è solo un esempio, per esempio nella vita carceraria. Il tema della collocazione all'interno delle strutture di costrizione delle persone transessuali è un problema grosso e ha richiesto tanta attenzione. Poi si sono trovate delle soluzioni, ma insomma sono cittadini che richiedono un'attenzione. Ecco, e come tale le istituzioni hanno il dovere di prestarla. Poi appunto io credo che tante barriere culturali cadrebbero se noi trattassimo i problemi più pragmaticamente per quello che in realtà sono e senza inneggiare a stravolgimenti di chissà che tipo. Cioè, a volte si crea anche, ed era una volta proprio a Ireos l'abbiamo affrontato, il tema della introiezione della minorità, cioè del fatto che alla fine si creano anche dei complessi per cui i ragazzini, per esempio, gli viene il dubbio di essere omosessuale o transessuale pur non essendolo, perché c'è questa sorta di psicosi indotta dal fatto che è un tema tabù di cui non si può parlare, perché alla fine il problema sembra anche
per chi lo vede come un problema più grande di quello che è. Alla fine si tratta di vite singole, di persone che non sono la maggioranza dei cittadini, che sono in tutti i luoghi, disseminati in tutti i livelli sociali, che vivono un disagio e che aprono un percorso per affrontare uno stato di vita che non li soddisfa e al quale appunto le istituzioni mediche e sanitarie danno un certo tipo di risposta. Certo, no, su questo tema ci tenevo a dire che le associazioni LGBT, in particolar modo IREOS, ha scelto di lavorare non solo sui temi della discriminazione delle persone gay, lesbiche e trans, ma sul tema degli stereotipi di genere, quindi esatto. Introducendo quindi la tematica dell'orientamento sessuale in una tematica più ampia che riguarda anche l'identità di genere, i ruoli di genere e tanti diversi aspetti, ossia quell'insieme di credenze sociali che determinano che cosa deve fare l'uomo, che cosa deve fare la donna, qualcosa che crea una forte tensione non solo a chi appartiene ad una minorità sessuale, diciamo, ma all'intera popolazione, veramente negli interventi che facciamo nelle scuole, che fanno i nostri psicologi, tra l'altro con la collaborazione dell'Università di Firenze, si evidenzia come ci sono delle bambine che per il fatto semplicemente di essere un po' sovrappeso e quindi di non incarnare in modo perfetto lo stereotipo femminile della velina televisiva soffrono per questo tipo di condizione. La scelta è questa. E ci tengo a sottolineare questo aspetto e a difenderlo anche, perché è una delle tematiche che attualmente vengono particolarmente attaccate da tutta una parte del mondo che si fa, che è difficile anche identificare. Tra l'altro pensavo che in quelli da lì, no, quella dell'adolescenza, poi queste situazioni che sono normali, appunto la bambina che c'entra, se è un po' sovrappeso, che magari vuol giocare con i soldatini invece che con le bambole, esatto. Poi entrano in campo, quella è un'età anche cattiva, il bullismo che prende di mira, no? Soprattutto questo. Mi ricordo Billy Elliot, no? Il bambino che non vuole giocare a rugby, mi sembra, ma vuole fare ballerino, caspita, diventa... Tra l'altro è interessante perché Billy Elliot è uno degli strumenti didattici che utilizziamo nelle scuole e che è interessante perché mostra un bambino che vuole fare danza classica e non vuole giocare a rugby, che viene pensato dagli altri come omosessuale, ma che in realtà omosessuale non è. Quindi non solo ballare. Non solo ballare, ed è un suo diritto farlo. E certo, allora a proposito di film, questo è un piccolo film molto bello, un racconto che si chiama Sono sempre stata chiara, vediamo. Insomma, sei proprio sicura, Chiara, dopo il dolore di tua madre, sì. Tuo padre che continuano a ricordare, sì. La Santa Inquisizione che finalmente... La Santa Inquisizione, gli assistenti sociali... E quelli che l'hanno ancora chiamato. Ma no, dai, è fatta, è formalità, è una sciocchezza. Bravo, Luigi, fammi ridere. Sì, fammi ridere, si vede che sei unica, già. È apposta per quello, no? Appunto, non posso girare la testa da quell'altra parte nella speranza che quando la giro, puff, tutto sistemato. Non si è sistemato nulla, Luigi, in questi anni, perché non c'era nulla da sistemare, solo da accettare. Ma non ho da accettare, tanto tuo padre non se lo ricorda. Tuo padre non sa che esiste, soprattutto tuo padre non sa che esistiamo. E allora continuiamo così, facciamo finta di niente. No, assolutamente no, no, hai ragione. Forse sono influenza dagli che non è il momento, forse non è il momento. No, no, ma forse no, è vero. Del resto sono sempre stata chiara. Hai ragione, è verissimo, hai ragione, è verissimo, guarda. Io sono una donna, voglio essere madre, voglio avere un figlio. Sì, no, aspetta un attimo. Il figlio però lo vogliamo in due, però. Il cellulare, Luigi, fallo squillare. Ma sei tu? No, è la Santa Inquisizione. Oh, ancora. Pronto? Sì, Chiara Natali. Ah, salve, salve. Che cosa è successo? No, i documenti per l'adozione sono tutti pronti. Avete la dichiarazione dei redditi, la descrizione del mio patrimonio immobiliare. Siete pure venuti nel mio ristorante. Mio padre. Mi scusi, ma voglio dire, sono una donna adulta, ancora bisogno del consenso dei genitori. Va bene. Senta, sono 20 minuti che siamo al telefono. Ne riparliamo, eh? Va bene, d'accordo. Arrivederci. Thank you.
Che posto meraviglioso. Non avevo dubbi. È il più bello della città. Papà. Ah, salve. Cercavo un mio figlio. Salvatore Natale, il padrone del ristorante. Beh, insomma, un video, un racconto che parla da solo, racconti sociali, questa bella iniziativa del CESBOT che speriamo abbia lunga vita, perché consente, con le dinamiche appunto della multimedialità, di raccontare delle storie molto interessanti, anche toccanti come questa. E Cristina Ciacchi, c'è un tema quando appunto c'è poi un cambiamento di sesso, un cambiamento di genere, che è quello poi di rispondere appunto dal punto di vista istituzionale con le carte di identità, con i riconoscimenti, in modo che uno abbini la propria nuova dimensione di genere ad una nuova vita con tutti i crismi anche burocratici. È difficile? È difficile, ma diciamo non sono i casi più difficili, perché sono casi che una volta avviati sul percorso sanitario del cambiamento del riconoscimento di genere hanno un esito chiaro e le istituzioni devono prenderne atto. Cioè, una volta che c'è stato un intervento e che la persona ha fatto il percorso sanitario, che è un percorso vigilato, seguito, per arrivare a questo approdo, lì si tratta tanto di prendere atto anagraficamente. Ci possono essere delle forme di resistenza, non vorrei dire ideologica, ma insomma in qualche caso anche di ottusità burocratica. Però ecco, secondo me non sono i problemi più rilevanti. Certo, quando esplodono sono drammatici, perché se si arriva a disconoscere l'identità giuridica e anagrafica a un cittadino, per quel cittadino è un dramma, però devo dire, come incidenza numerica, non sono questi i problemi che più ci preoccupano e ci danno da lavorare, ecco, perché questi si tratta di mettere a punto dei meccanismi di comunicazione tra la realtà dei fatti riconosciuta a livello medico e perseguita e la realtà anagrafica. Non sono problemi che di solito toccano i comuni, per esempio, toccano la legge anagrafica, esatto. Semmai. Esatto. Prego Gianni. Sicuramente non riguardano, per fortuna, il comune di Firenze. Il problema principale è che la legge italiana, la legge che introduce la possibilità di cambiare l'identità di genere, è datata, è del 1984, è una legge che consente il cambio anagrafico solo e soltanto se la persona provvede in modo completo
alla riconversione sessuale, quindi se c'è una terapia ormonale fino ad un'operazione. E si sa che dati scientifici dimostrano che sono soltanto una minoranza le persone transessuali e transgender che decidono di completare completamente questo percorso. Sono persone che assumono da un punto di vista fisico, di sembianze esterne, il genere opposto, ma decidono di non intervenire sui propri genitali. E tecnicamente, ma dal punto di vista della legge, queste persone non possono essere riconosciute da un punto di vista anagrafico del sesso di appartenenza, elettivo, diciamo, che vogliono in qualche modo arrivare. Su questo c'è una proposta di legge che è in discussione al Senato, in questo momento presentato dal senatore Lo Giudice, perché è necessario in Italia adeguare la normativa su questo, come viene fatto anche negli altri stati europei, dove si permettono la cosiddetta piccola soluzione, ossia per persone che in qualche modo danno continuità decidono di vivere in modo continuo rispetto ad un genere, è giusto che abbiano i documenti adattati a quello che appare all'esterno, perché veramente il disagio principale che queste persone hanno è che hanno un documento che racconta di un genere che è diverso da quello che si può vedere dagli occhi esterni di una persona, ed è un qualcosa che ovviamente costituisce una continua umiliazione e bilocazione, no? dei problemi di questo tipo. Ecco, ma lei nella sua esperienza negli anni, che appunto dura da alcuni anni, insomma, la situazione è migliorata, cioè nel senso c'è meno immaginazione, c'è meno solitudine oppure no? Cioè è migliorata la situazione? La situazione è cambiata, devo dire, rispetto a qualche anno fa. Io ormai faccio parte sono volontario di IROS da 13 anni e ho vissuto la mia socializzazione gay quando prima che esistessero le chat di incontro e le applicazioni per conoscersi ed incontrarsi, dove esistevano soltanto contesti informali dove farlo. Sicuramente c'è un'offerta di incontro maggiore per le persone gay, lesbiche e trans. Esiste però in Italia soprattutto un livello di frustrazione che sta aumentando e sta crescendo. Se guardiamo a quello che succede negli altri paesi europei e in tutto il mondo occidentale, dove i nostri compagni sono arrivati a raggiungere una piena cittadinanza, pensiamo alla questione anche del matrimonio, pensare che in Italia dobbiamo ancora lottare per avere un certificato in un certo modo, la questione del riconoscimento delle anagrafi, su questioni che riteniamo piccole rispetto veramente ad un bisogno di sentirsi giuridicamente uguali agli altri. E quindi diciamo ci sono dei passi in avanti, ci sono dei cambiamenti sociali, come dicevo prima, anche rispetto alle famiglie omogenitoriali che prima vedevamo soltanto nelle serie televisive americane, adesso invece sono i nostri vicini di casa. Però aumenta anche il livello di frustrazione per questa assenza di un sistema giuridico che in qualche modo ci riconosce. C'è tanto da fare, è importante che farlo come associazioni di volontariato, con l'appoggio delle istituzioni, anche con la scelta in qualche modo di superare a volte certi steccati ideologici che a volte portano a delle contrapposizioni veramente, veramente inutili. Proviamo a guardare per una santa volta la qualità della vita dei singoli cittadini e a mettere quello come l'obiettivo principale della nostra azione, e mettiamo da parte le disquisizioni sulla la parola matrimonio, la parola le questioni filosofiche, che cos'è la famiglia naturale, che cosa non lo è. Queste sono cose che non riguardano la qualità di tutti i cittadini. Io credo veramente che il contributo che possiamo dare anche come associazioni gay, lesbiche e trans per una società più aperta ed inclusiva è grandissimo, quindi è fondamentale farlo. Cristina Giai, vorrei concludere con una domanda sul Festival di Sanremo. Nel senso che al recente Festival di Sanremo c'è stata, come dire, un'incursione sul palcoscenico di questi temi, il tema dei diritti, attraverso un pezzo, una canzone di Platinette e di Grazia Di Michele, se non vado errato, una canzone molto, uno dice mi piace o non mi piace, molto sofferta e esplicativa di queste tematiche, no? Che poi si conclude dicendo io sono una persona, punto e basta. È così. Aiutano cose di questo tipo. Ma non so se la canzone di Platinette aiuti. Questo è il dibattito che affrontiamo tutti i giorni. Cioè quello che diceva Mirko è vero, dobbiamo appunto un piano è quello, come dicevo prima, delle grandi discussioni filosofiche, antropologiche, un piano è quello del riconoscimento dei diritti ai cittadini. Si può su alcuni temi, io dico senza timore, su alcuni temi sono più cauta.
sulla possibilità indiscriminata di accesso all'adozione, per esempio. Io sono molto, molto cauta, questo non vuol dire una preclusione, vuol dire fare attenzione a temi che sono delicati. Dall'altro, appunto, c'è una realtà che chiede di essere accolta, cioè che è realtà, che è fatto che le famiglie omogenitoriali esistono. L'esempio dei matrimoni contratti all'estero esistono, noi chiaramente non forziamo nulla, la legge anagrafica italiana non li riconosce, però voglio dire, il caso di Firenze è emblematico, noi li abbiamo semplicemente registrati nel registro delle unioni di fatto, parificando il requisito del matrimonio al requisito della convivenza di un anno. Voglio dire, ecco, tutta la polemica innescaturita è veramente il sintomo di una miopia nel leggere anche le realtà e anche l'impostazione culturale dei problemi, cioè si è miopi anche quando si vuol fare dibattito culturale. Bene, noi siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione, che poi magari merita invece di continuare, tanti temi abbiamo aperto, abbiamo fatto solo un piccolo assaggio, diciamo, di queste tematiche davvero significative e importanti. Grazie a Cristina Giachi, grazie a Mirko Zanaboni, grazie a chi ci ha seguito. Noi concludiamo questa trasmissione con un altro raccolto sociale, il titolo è Rosi, poi la sigla e Metropolis torna venerdì prossimo. Buonasera. The past guilty smile, saving my life tonight.